L'intelligenza, come la bellezza, non può aspettare in eterno di essere svelata. Ha bisogno di circolare, di confrontarsi con realtà, approcci, modi di fare diversi, perché è solo così che si sviluppa pienamente. Certo, questo continuo mettersi in cammino dovrebbe essere il frutto di una scelta più che di una necessità. Non si dovrebbe essere costretti a lasciare il proprio paese perché non ci sono opportunità. Si dovrebbe poterci tornare quando ci si sarà stancati di essere in giro per il mondo. Soprattutto si dovrebbe avere la possibilità di fare ricerca anche a casa propria, con colleghi, giovani e non, provenienti da altre nazioni e continenti. Perché insomma i cervelli dovrebbero poter circolare, non fuggire. Ma questo purtroppo non dipende da me. E il rischio è quello di avere un secondo rinascimento che poi non ha seguito come il primo. Esatto, esatto. Mi piace molto questa tua immagine perché appunto alla fine se noi avessimo avuto il sistema, diciamo il sistema buono, non il sistema in senso negativo, diciamo l'approccio sistemico, probabilmente il primo rinascimento, diciamo quella fase di intelligenza nazionale e collettiva così potente avrebbe avuto un seguito. Invece non ha lasciato molte tracce, proprio perché diciamo c'è mancato, non è stato fertilizzato. Non è stato fertilizzato. E questo invece è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare, perché anche 20 anni, anche 30 anni, diciamo passano. E tra 20 anni, 30 anni avremo nuove generazioni che se saranno cresciute, se saranno i nativi digitali, saranno anche dei nativi culturali e digitali, noi ne avremo dei vantaggi come sistema paese. Ahimè, insomma, alla mia età già l'ho imparato, anche 20 anni e 30 anni passano in fretta. Certo. E secondo te c'è bisogno di serendipity per arrivare a questi fini? Sì, c'è bisogno, come dire, c'è bisogno di tante cose, sicuramente in particolare nella ricerca scientifica. Se tu metti assieme belle teste che provengono da esperienze e da ambiti disciplinari diversi e li fai interagire in luoghi che Merton, che come è noto è l'ideatore del concetto di serendipity, diciamo, ha definito luoghi sociocognitivi serendipitosi, diciamo, è evidente che sicuramente diciamo, quella cosa li aiuta. Perché insieme alla scoperta che tu fai in base, diciamo sulla base del lavoro che stai facendo, viene fuori anche la scoperta, diciamo che si produce per così dire per genio e per caso, innescata proprio dal meccanismo che l'osservazione, qui ci viene d'aiuto proprio la, diciamo, la definizione, perché è molto interessante, perché sostanzialmente Merton dice: l'osservazione di un dato anomalo e strategico produce la riflessione che ti permette di collocare in un contesto diverso le informazioni che tu prima collocavi. E cioè, come il mio amico Piero Carninci, che lavora a Riken in Giappone, lui vedeva degli RNA messaggero che tornavano indietro, Allora all'inizio pensava che non fossero, come pensavano tutti, che non riuscissero a portare le informazioni al DNA e quindi se ne tornavano indietro. È stato colpito da un dato anomalo, perché come abbiamo detto il dato deve essere anomalo, imprevisto e strategico. Il dato anomalo è che gli RNA messaggeri che tornavano indietro erano troppi, quindi non potevano essere che tutti quanti non riuscivano a portare le informazioni. Allora, anomalo, imprevisto, si è cominciato a porre il problema di che cosa accadeva e sono arrivati lui e tutti i suoi colleghi scienziati del progetto Phantom alla determinazione che alla fine il, diciamo, come dire, l'mRNA retroagisce sul DNA e lo modifica. Cioè di fatto hanno messo in discussione un dogma, sì, che era il DNA immodificabile. Sì.
E questo è avvenuto grazie proprio a questo meccanismo di tipo serendipitoso, perché tu vedi una cosa anomala che non ti aspetti, capisci che può avere un valore strategico e come diceva Butterfield, insomma, ti permette di collocare in un contesto diverso, sì, l'avanzata di dati che tu avevi precedentemente e determini un nuovo paradigma. E questo, diciamo, è molto interessante, perché questo dal punto di vista pratico, per esempio, potrebbe significare favorire nell'università l'interazione di discipline distanti tra di loro, che apparentemente distanti tra di loro, diciamo, come dire, per esempio uno pensa all'intelligenza artificiale e ci può tenere assieme i fisici, gli scienziati della comunicazione, oppure uno pensa alla smart city e ci può tenere assieme sociologi, architetti, ingegneri, politici, cittadini sicuramente, e come dire, è questa roba qui, e qui diciamo l'aspetto interessante della serendipity, diciamo il valore aggiunto, perché da questa relazione, insomma, insieme al contributo, al mattoncino che porto io, che porti tu, che porto un altro, alla fine avremmo 10 mattoncini, ne dovremmo avere 10, e invece ce ne troviamo 13, e quegli altri 3 sono prodotti dall'interazione, da questo rapporto di menti preparati, come dice Merton, in luoghi sociocognitivi serendipitosi. Guarda quanti vantaggi possiamo avere dall'attivare meccanismi di questo tipo, e come gli studenti si possano sentire anche più motivati. Io non dico tutto, però nel loro percorso di studi avere anche, diciamo, come dire, un pezzettino di percorso che riguarda queste robe qua, insomma, anche qui non vale solo per i sociologi o per i filosofi, insomma, io conosco tanti amici, figli di amici, che per esempio studiano in ingegneria e per esempio si lamentano che a momenti teoricamente stanno lì, che possono pigliare un aereo e lo possono far volare nei cieli stellati, e in vita loro non hanno mai visto un aereo, cioè ci sarà, certo, come dire, qualcosa di anomalo in un procedimento di questo tipo, perché sarebbe utile che se a dei ragazzi tu insegni a costruire aerei, diciamo, come dire, li metti anche di fronte alla possibilità di entrare in relazione con altre persone, altre materie che possono interagire su quella base lì, e contemporaneamente li fai misurare con un pezzettino, insomma, non con un aereo intero, ma con un pezzettino di cosa concreta sulla quale si possa migliorare. Insomma, ci stanno paesi dove i prof e gli studenti lavorano così, è più bello lavorare, i risultati sono più interessanti. Beh, però la serendipity o la serendipità può essere non solo collocata nei processi cognitivi e di conoscenza, ma anche nelle organizzazioni aziendali. Probabilmente c'è bisogno di far ibridare tra loro settori diversi di un'azienda. Questo dal mio punto di vista, anche pensando, diciamo, alle esperienze delle mie vite precedenti, io direi sicuramente di sì. Insomma, ho avuto la possibilità, diciamo, e l'onore di lavorare per diversi anni nel sindacato, e quindi di fare contrattazione aziendale anche con grandi aziende, e sicuramente, per esempio, il meccanismo dei compartimenti stagni non fa mai bene né al sapere, ma neanche al saper fare. C'è tutto quello che si muove, diciamo, in una logica chiusa, che tanto più di questi tempi, che non è aperta, insomma, a meno che non si tratti di segreti di Stato, non funziona, cioè non aiuta.